Ciao ragazzi, qui Emma dei Lost Forgotten Gamers e bentornati a Mystic Quest, 14ª puntata. Abbiamo finalmente l'ice. Vediamo di farla finita con questa caverna di Medusa. Solo due mostri. Ok. Non mi spaccare il pupazzo di neve, Amanda, perché ti fotto. Oh, aperta sta stanza. Salviamo ragazzi, salviamo. Livello 25. Massacriamo questi fantocci e poi là c'è un passaggetto segreto, che cos'è? Wisdom. Sapete che faccio? Ammazzo questo topo. Can't carry. Appunto, volevo proprio fare questo, volevo usare questo Wisdom. Prima di tutto però facciamo una cosa, guardiamo lo status per capire un attimo. Quindi Wisdom 20. Abbiamo 20 di Wisdom. 9 punti di magia. Andiamo, usiamo Wisdom, vediamo cosa succede. La magia non è salita, vediamo se è salito il Wisdom, per me è 35, vedete? Ma non è sicuramente... è solo per è momentaneo, un altro Wisdom, ma tra un po' li controlliamo. Can carry. Buttiamo un pillow, due pillow abbiamo, anzi sicuramente. Due pillow. Cos'altro? Mettiamo a posto l'Ether. Mettiamolo qua, il flame lo buttiamo perché tanto non ci famo molto. Un altro Aether. A questo punto mettiamo il Wisdom con lo Wisdom. Perfetto. Ora ci sta? Cure. Ma Cure sapete che faccio? Lo metto adesso. Tanto per usarlo una cura e un'altra cura. Vediamo un po' se è cambiato. 20, vedete, momentaneo. Quindi è come pensavamo, aumenta il punteggio in modo momentaneo. Io pensavo che la caverna fosse finita, invece la continua. Questa è la terza puntata dove stiamo dentro la caverna di Medusa. Sembra eterna. Dai, che qua staremmo verso la fine. Ancora, si scende in profondità, sempre più giù. Un dungeon molto profondo e lungo, muori, bastarda. Mori. Aio. Sto proprio un corpo con 38 punti di energia. Curiamoci ragazzi, curiamoci subito. Mori. Un'altra volta Dark. Ma scendiamo a... aspettiamo un secondo. Ok, lo scenario è cambiato. Salviamo. Qua ci attenderà sicuramente Medusa. Medusa, this will be your place to rest forever. In questo posto rimarrai, riposerai per sempre. Al posto riposerai per sempre, non credo proprio. Allora, la spada di Silver mi piace fino a un certo punto. Mi metterei la catena. Non voglio stargli molto vicino a questa stronzona. Ma che non si fa niente con la catena, non mi dico. No, si fa o no? Fatemi controllare. Sì, si fa, aio. Da quello che mi ricordo, le meduse pietrificano se ti toccano, o se le vedi, anzi basta che le vedi, le vedi in faccia, secondo la mitologia. Io penso di stare a guardarla, però non sta pietrificando. Muori. Bella la catena. Muori. Una melancia di serpenti. Grossa, è un bestione. Un umanoide immondo rispetto a noi. Vieni qua, la catena ci arriva da altre parti, scoppiata. Perfetto. Succede? Schermata nera. Medusa. Came here to get my tea. Sei venuto qua a prendere le mie lacrime? What a joke. Che scherzo. Nel senso che lei non piange, non ha lacrime. Questo è il senso, no? Vediamo cosa ci dice Amanda. Can't find a drop of tear. Non trova lacrime. Effettivamente era difficile trovare lacrime su quel mostrone. Let's go back to Judd, please. Torniamo a Judd. Ouch. Are you okay? Stai bene? I guess Medusa beat me. Cioè, credo che mi ha morso mentre combattevamo. Mi ha morsa. One who was beaten by me. Chi è morto da Medusa? Si trasforma in Medusa. I'm gonna turn into a Medusa in a short while. Tra poco si trasformerà anche lei in Medusa. Si è morsa. Please do away with me and take my tear shield.
Cioè, vuole che gli prenda le lacrime a lei. Devo massacrarla? No, I can't. Non posso. I'm gonna be a monster. Sta per dentro un mostro. I might lose my mind. Potrei perdere la mia mente. E potrei ferire le persone. Ecco, fumala. Please, Sid. Before I lose my feelings. Prima che perdo le mie sensazioni. Take my tears to Lester. Prendi le mie lacrime per Lester. Portala a Lester. Tell him that I love him. Digli che lo amavo, per favore. Please. E se è questo che vuoi, tieni. La catenata. I'm sorry, mi dispiace. Mica tanto. Ma batta, yeah, tu. Ho dovuto. Sid took a drop of tears from Amanda. Amanda's face. Abbiamo preso le lacrime dalla faccia di Amanda. Medusa per Medusa. Abbiamo le lacrime di Amanda. Vediamo se veramente ne abbiamo qua dentro. Amanda, ecco qua. Se le buttassi, non so come andiamo avanti nel gioco. Ma forse non si possono buttare, ma noi non ci proveremo. Salviamo. E andiamo a prendere il nostro animaletto. Take your chocobo with you. Yes. Andiamo, ragazzi. Ma teniamoci la catena, anche se questa è zona di lancia. Qua è il deserto con la lancia, però la catena è la catena. Come potete capire, come avete capito, è una delle mie armi preferite. Non la migliore, level up! Non la mia preferita, e vedrete più avanti quale sarà. Power? Ma sì, power, power, yes. Andiamo a Jad. E non credo che si passi da qua. Andiamo a Jad a mettere le lacrime su quel pappagallino accanto a Davis. Neanche da qua si passa. Quel povero pappagallino sicuramente è Lester. Morì. È il povero Lester che è stato tramutato in animale da Davis. Quello stronzone che stava sul trono a fare i cazzi suoi. Andiamo di qua, eccola, il giardino di Jad. Entriamo. Wait for me. Aspettami, Chocobo. Non abbiamo nessuno con cui parlare, tranne che con Davis. Quindi andiamo di qua. Andiamo su. Non mi intralciare. Ecco, della mansion. Mansion di Davis, la dimora di Davis. È praticamente un corridoio lunghissimo fino al suo trono. È scomparso Davis. Io volevo parlare con te, Davis, e non c'è sta. Pappagallino, mettiamoci le lacrime di Amanda. Used Amanda. The tears of Amanda, le lacrime di Amanda. Eccolo. Lester was released from Davis' curse. È stato rivelato dalla maledizione di Davis. Thank you. I'm sorry, mi dispiace ma di dirti questo, ma Amanda si è sacrificata, ha sacrificato la sua vita per salvare la tua e tutti noi. To save me o Amanda? Will you please help me to avenge my sister? Mi aiuterai a vendicare mia sorella? Yes, Lester. Sì, Lester. Thanks. Let's go, Sid. Andiamo. Un passaggetto si è aperto. Mystic Tune? Un cunicolo mistico? Yeah. Si è aperto un cunicolo mistico. Un tunnel mistico. Piramidi mistiche. Vediamo cosa fa Lester. Se chiediamo di aiutarlo. Change music. Ah, questa cambia la musica del gioco. No, no, mettiamo qualcosa di più tranquillo. Change music. Non è cambiata, messa la stessa. Rechange music. Ok, per questa. Salviamo intanto, ragazzi, salviamo. Qua ci sono fiamme immortali. E tutte e due, ok. Qua vogliono che usiamo la lancia, credo. Mettiamo la lancia, va. Neanche. Vabbè, vogliono che usiamo la spada di Silver, praticamente. Sono obbligati ad andare di spada di Silver. Fuori, va. Quanto sono resistenti? Ammazza! E questo neanche... Sì, si fa male, mamma mia! Sono tutti così? No, sono zucche! Qua fa rumore, rumoreggia!
Andiamo subito? Andiamo subito. Sapete che prima potevo pigliarmi un po' di Mattock? Chissà se basteranno per la mansione di Davis, Mansion. Mamma mia, sti cosi! Ori! Ma poi che cosa sono? Dei demoni, dei demonietti. C'è una fiamma. Avanzano senza guardare niente. Mamma mia, che lasciano, vediamo. X-Cure. Meglio della Candy, sicuramente. Maghetti. Maghetti bastardi. Muori. Locked, sì, ho capito. Io volevo ammazzare il maghetto. Che lascia? Blizzard. Beh, sarebbe la magia del ghiaccio. Un oggetto. Usiamo una key, abbiamo... quelle chiavi stanno per finire. Aio, mi spingete fuori. Cioè, le frecce di Lester sono praticamente inutili, non fanno un cazzo a nessuno. Mettiamoci il cure. E ammazziamo questa fiammetta. Mori. Mamma mia. Non va a sudare, proprio. Scalette. Ah, tocca seguire un particolare ordine. Vaffanculo. Mori. Mica muoiono sti cosi, posso entrare in corpo ma non muoiono. Peggio dei boss finali, ma che cazzo sono? Facciamo di sta, andiamo su. Un altro livello della Mansion. Curiamoci. Ok, qui sono buchi. Dove si può cadere. Non mi va di tornare al piano di sotto. Quindi meglio non caderci. Anche se delle volte possono capitare delle stanzette con oggetti, eh. Non dimentichiamolo. Non ho detto che sia questo il caso. Quei cosi fanno veramente male, mi ricordo. Quei spuntoni che si muovono. Ma veramente tanto. Questi sono i classici spuntoni. Che fanno male comunque pure questi, aio. Ma tanto per questi, Mog! Porca puttana, ragazzi. Vediamo un po' se lì al cura pure il Mog. Ah, non posso usare niente da Mog. Quindi no. C'è soltanto l'oggetto Mog, probabilmente, che posso... contro il Mog posso usare. È uno status abbastanza bastardo, perché sei debole, non puoi attaccare e non puoi usare niente. Quasi niente. Qua che cosa ci stanno? Non mi dico che devo trasformarli in pupazzi, eh. Mi dici che devo trasformarli in pupazzi, sì. Vediamo un po'. Mi sa di sì. E allora non li massacriamo subito, mettiamoci il l'ice. Anche se mi sembra strano, perché... comunque sono tanti, tre pupazzi devo fare. Cominciamo con questo. No, ho sprecato, ragazzi. Vediamo che tornino. Eh no, ma sono due. Quindi dovrei passeggiare e basta, probabilmente. Infatti, vedete. Sembrava troppo difficile con l'ice, sennò entra. Raggiamoci con cure. Una curata ci sta tutta. Diamo un'occhiata di qua. Niente. Andiamo di qua. Sempre queste fiammelle mortali. Lasciamole stare, sono troppo curiosi veramente. Lupi, i classici lupi. Non so se, anzi no, sicuramente non faremo tempo in questa puntata ad arrivare a Davis. Quindi andiamo un altro poco, ammazziamo questi lupi, facciamo più la stanza e poi vi provo a salutare, ragazzi. Diamo un'occhiata. Ok, ho capito. Rimaniamo, no, vabbè, rimaniamo in questa stanza. Ok ragazzi, il tempo è finito, ci vediamo alla prossima puntata di Mystic Quest. Ciao da Ema!